mansia, forse perché si pensava di dover attendere ancora una settimana. Per quest'ultima tesi testimoniano i tanti biglietti già venduti in vista dell'ultima gara al San Paolo col Genoa. Maxi schermi in bar e circoli, ma molti al mare con la radiolina in una giornata di caldo intenso. E poi è bello tornare in Serie A, ma non è uno scudetto. La promozione è un atto dovuto agli sportivi di una città che ama la sua squadra di calcio, ma ha ancora negli occhi Maradona e altri momenti davvero magici. Io abbonamento con un uomo da 4-3 anni, sto pagando per chi? Abbiamo un cuore enorme e forza Napoli. Benvenuto nel calcio che conta in Napoli, finalmente nel calcio che conta. Serie A, con una vittoria sofferta a Pistoia, finalmente gli azzurri tornano nel paradiso del grande calcio. Non si può sottovalutare l'episodio che intorno al 30° del secondo tempo ha costretto l'arbitro Cesare a sospendere per un quarto d'ora il match con la Pistoiese. I tifosi azzurri al seguito non ce l'hanno fatta a restare sulle gradinate fino al 90° e hanno dilagato sul terreno di gioco, come aveva fatto molto prima qualche giovanotto solitario correndo ad abbracciare i suoi beniamini al fischio di Cesare, che ha ufficializzato la promozione a Napoli. È esplosa ovviamente la gioia, come racconta Salvatore Biazzo, sentiamo. Nelle strade come sulle palcoscenico Napoli si è sempre raccontata da sola, con i colori e i rumori tipici suoi che anche nell'esagerazione non danno troppo fastidio, perché dicono della spontaneità e della simpatia di gente che difficilmente si abbatte, facilmente si infiamma. Ed ecco che basta la promozione in Serie A ad entusiasmare gli animi quanto uno scudetto o una Coppa UEFA. Ma Napoli guarda già lontano, pronto a ripartire verso traguardi diversi, più prestigiosi. 5 volte in Serie B nella sua storia, ogni volta è risorto e ha riconquistato qualcosa. Una volta la Coppa Italia e la promozione, fu un fatto storico. Un'altra 2 scudetti e una Coppa UEFA, e fu la leggenda. Il Napoli è la terza squadra più seguita d'Italia, nel mondo conta 5,5 milioni di appassionati. Questo in termini di diritti televisivi apre scenari incoraggianti per la crescita del Napoli. Giorgio Corbelli, il romagnolo trapiantato a Brescia, punta su questo e così ha rilevato la metà delle azioni di Ferlaino per contribuire insieme a lui al rilancio di una squadra che seppe con Maradona rimettere in discussione i primati storici del calcio italiano. ...23 gol pesantissime, questo di oggi poi vale ora. Sì, diciamo che quello di oggi ci ha dato la promozione in Serie A, un coronamento di un'annata stupenda sia della squadra che mia, ecco. L'anno prossimo? L'anno prossimo spetta la società, io ho già detto come la penso. Ma una cosa indescrivibile, queste feste le avevo solo viste dalla TV, oggi invece sono, ci sono dentro, sono il protagonista. È una cosa unica, unica, immensa, indescrivibile. Ti senti un po' dentro la Serie A, anche tu, sin d'ora, subito. Ma ora mi godo questa festa, poi parliamo della Serie A. I tifosi ovviamente si aspettano un bel Napoli in Serie A. Cominciamoci a pigliare il Napoli in Serie A, poverino. Anche perché abbiamo tempo, perché tutti i campionati ricominciano a ottobre. Quanto vale questa Serie A? Quasi quanto uno scudetto, forse. Ma qua non è questione di... Sì, è quanto vale da un punto di vista sportivo, enorme. Enorme perché non eravamo preparati dopo il crollo dell'anno scorso, la parte finale dell'anno scorso. Credo che si possa dire tutto tranne che porto sfortuna. Non ho molti meriti perché i meriti sono da ascrivere tutti all'ingegnere Ferlaino, certamente grandi meriti anche a Walter Novellino, che è l'allenatore che ha riportato questa squadra in Serie A. Zeman, le piace? Ma Zeman io credo sia un grande allenatore e soprattutto il miglior allenatore possibile indubbiamente di questo panorama, visto la scelta che probabilmente Novellino ha già fatto da tempo. Quindi con Zeman riparte il Napoli per la Serie A? Ma ci incontreremo in questi giorni, dovevamo assolutamente avere la certezza della Serie A perché questa era una delle condizioni, ora ce l'abbiamo e quindi ragioneremo in questi termini. Napoli promosso in Serie A, retrocede il... Guerdingo è concentrato, abile in contropiede, il Napoli doma la Pistoiese a caccia di punti salvezza. La prima vera emozione arriva via radio mentre si gioca il settimo minuto. Vantaggio, settimo minuto di Fabio...
La Sampdoria poi vincerà, ma il regalo della Fermana sarebbe stato inutile. Il Napoli la promozione se la vuole conquistare da solo. Stellone illustra le intenzioni degli azzurri. Il gol della Serie A è del protagonista più apprezzato, Stefan Zvok, al 25esimo della penultima di campionato. Rete e poi bunker, come ovvio in una partita in cui si incrociano i destini di chi aspira ad andare avanti e di chi teme di tornare indietro. Nell'assalto pistoiese il colpo di testa alto di Bellotto, poi dopo Coppola a farfalle la conclusione fuori misura di Ferrarese. Infine Svok, eroe anche delle barricate sul tiro che è di Tramezzano. Punge il contropiede del Napoli nella ripresa, ma è sbilenca la conclusione di Stellone. L'iniziativa è arancione, dai e vai di Banchelli che poi riceve e chiude di poco al lato. Sfortunata l'unica punta toscana quando un minuto dopo va al colpo di testa. Anche il palo promuove il Napoli. Diventa un fatto di nervi quando, lontani i tempi in cui con lo scudetto si evitò la pacifica invasione, intempestivamente con largo anticipo i tifosi azzurri determinano per quasi un quarto d'ora la sospensione della partita. Ma il Napoli rimane concentrato, rinvia la gioia col raddoppio fallito da Stellone, ringrazia Coppola, protagonista su Colombo, ma soprattutto Bellini che grazie agli uomini di Novellino così. Cesari fischia e la festa può cominciare. Allora, un grande campionato, per te vale una sofferenza immane ma una gioia grandissima. Di aver portato il Napoli in Serie A per me è qualcosa di fantastico e lo dedico a tutti i tifosi napoletani che hanno sofferto in questi anni e devo ringraziare i miei giocatori, la mia società e un bacio particolare a mia moglie e ai miei figli. Avevi preso questo impegno quando fosti presentato, porterai il Napoli in Serie A? Sì, era dura, ho capito tante cose di Napoli. E ho avuto modo di conoscere anche voi giornalisti in una maniera forse all'inizio un po' così, adesso penso di essere maturato per una grande squadra. Raramente si è visto un allenatore così amato dalle prime giornate, ti dispiace dover forse lasciare questa tifoseria? No, io per me non è lasciare, per me se dovesse andare è un arrivederci. Quindi tornerai a Napoli per un campionato di vertici assoluto in Serie A? Vedremo. La grande festa negli spogliatoi a Pistoia, dove si sono incrociati i destini del Napoli e della Pistoiese. Adesso vediamo la grande festa nelle strade di Napoli. Valeria Capezzuto. Vediamo se parte il servizio. Nella sua lunghissima storia il Napoli è retrocesso 5 volte in poco meno di 60 anni. 1941-42, quindicesimo in Serie A nel campionato a 16 squadre, viene rispedito tra i cadetti. L'allenatore era Bojak, della squadra facevano parte Sentimenti, Blason, Pretto, Milano, Fabbro, Di Costanzo ed altri. Un anno di Serie B, un altro di permanenza nel campionato campano, dove gli azzurri si classificano terzi. Nel 1945-46 si disputa un campionato misto di A e di B. Primo nel torneo del Centro-Sud, il Napoli risulta quinto nel girone finale promozione e ritorna in Serie A. Nella massima serie resta 2 anni. Alla fine viene retrocesso all'ultimo posto per corruzione e ritorna in B. Un altro anno di passione, poi primo nel torneo cadetto, ottiene la promozione e infila 10 campionati di seguito in Serie A, riuscendo a piazzarsi una volta anche quarto. ...1960-61 è il campionato della quarta retrocessione, da 17esimo. Il tecnico era Amadei, in formazione c'erano Bugatti, Di Giacomo, Tacchi, Posio, Bialic, Girardo.
un solo anno resta in B. Alla fine si classifica secondo e con l'allenatore Bruno Pesaola, ex grandissimo del calcio azzurro, ritorna e vince anche la Coppa Italia. Impresa riuscita quasi mai alle squadre cadette promosse nella massima divisione. Dopo il grande successo della stagione precedente, subito un gran tonfo, dalla B risale dopo due tornei, ricompare nel firmamento del calcio italiano e si classifica terzo, conquista la Coppa delle Alpi e rimane in Serie A ben 32 anni, sfiorando lo scudetto nel 74-75 con l'allenatore Luis Vinicio, altra grandissima star del calcio napoletano. Poi, negli anni d'oro, quelli di Maradona, vince due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, diventando una delle massime potenze del football italiano e contendendo la leadership a squadre fortissime come la solita Juventus e soprattutto il Milan. L'ultima retrocessione nel 1997-98 ha segnato la fine di grandi sogni e di un ciclo. Una retrocessione evitabilissima, ma quasi voluta, come se a Napoli fosse stato necessario in qualche modo ripurificarsi prima di iniziare un nuovo ciclo che, naturalmente, si spera più prestigioso. Scaramanticamente stiamo solo guardando una partita. Quando l'arbitro fischierà la fine, allora potremo dar via ai festeggiamenti. Che dice? Come finisce? Io penso che finisce così, 1-0. Hanno invaso il campo. Speriamo che vanno via subito dal campo. Dovevano essere solo 90 minuti d'attesa scaramantica, ma l'interruzione per l'invasione di campo ha come fermato il tempo. Poi al fischio finale l'esplosione di gioia. Ed è stata subito festa per le vie della città. Che lo meritava dopo due anni di sofferenza. Svok è stato l'artefice principale di questo campionato. Suonare lo capisco, le bandiere lo capisco, ma correre dove? Correre dove? A Piazza Plebiscito, allo stadio, dappertutto. Si è sofferto un anno. Anche noi aspettato questo vincere, sempre Napoli, capito? Questo è meraviglioso. Chi è un giocatore che ti piace? Chi è? Io piace Svok, Stallone e Bellucci. È una cosa meravigliosa, soltanto il pubblico napoletano possiamo fare un fatto del genere. Benvenuto nel calcio che conta a Napoli, finalmente nel calcio che conta. Benvenuto.